Good morning! Good morning, che cazzo! Eee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 e
La situazione dopo i festeggiamenti è questa. Festeggiando. Ancora beve? Bella fiata. Ancora sta festeggiando. E tu invece che hai fatto? E io una bomba. Padre Pio. È stato un petardo nottetempo. Oh, ecco i reduci. Che inglese, la bandiera italiana sotto i piedi delle pistole. Ma quella l'ambriaco perché apposta faceva a uno tutto dentro la piazza, tutto qua. Saluteli sti inglesi, saluteli. Good morning. Sale questo e va a Parigi. A Londra, a Londra. A Londra. Fra, tu che ne pensi? Good morning. Prendi questo e va all'ombra. Voi ci state all'ombra, eh? Beh, vedi un po'. Fate poco casino che il prete si incazza, Si scappa il prete. Se scappa il prete è la fine. Si incazza, dopo. Dopo è finita tutta la pace. Dopo c'è cava. Non venire a comandare. Scherzi. Perché? Come perché? Quando ho fatto la chiesa, il paese ha messo i soldi certo. Tutti e mo contribuito. Per fa la chiesa perché io non ci ho lavorato come facchino. Tu che c'è? Come facchino? Non parlare di lavorare che non c'è manco per cos'è il lavoro. Più che adoprà la penna per scrivere. Lui neanche sa com'è. Sì, ma guarda i soldi. Ciao. Per scrivere gli ordini. Vede? Quelle sono donazioni nostre. Sono donazioni queste? Sono donazioni nostre, visto. Che spettacolo col torpado. Guarda un po'. Che bici d'epoca che c'ha. Da te che te mangi? Oh no. Nonno. Oh no. Che c'è? Fammi toccare il cincillino. E non mi rompo tantico io. Il cincillino. Non di via. Fammi toccare il cincillino. Sto davanti alla chiesa. Me le fa dire. Incredibile, il prete ha chiuso le porte. No, ancora non ha chiuso. Ha chiuso. E è andata bene. Perché si esce. Mezzogiorno. Perché si esce te gonfia pure. E te tocca il sottopalla. No. Mi scoccia tutto questo campano. È vero, Filiberto. E sente l'almeto suonare. Suona queste. Metto la Federica, mi fa incazzare. Io vorrei sapere che cavolo. Mi dica. Fa. Non parla che costi tu salame, non capisco niente. Com'è? Fa. Il ciclista. E via. Quasi 93. Oh. Filippo? Sì, quasi 93, bravo. E lui parte, va. Cazzo, ha nevicato di qui, eh? Ma non puoi cazzo mio. E tu fatti tu. E lei te dico io. Hai capito? Ecco. Altro cazzo. Tu lei te dico io. Su tutti la valutazione resta quella di... Dormimo? Dormimo? Va sul letto, no? Non basterebbero, ma sono valutazioni. Oh, comincia a rompere. Bisogna capire quale sarà la... Ma va a dormire, no? Ma va, c'è tu. Hanno tolto Capitano Tsubasa. O no? Hanno tolto Capitano Tsubasa. Ho tolto? Capitano Tsubasa. Non faccio bene. Perché? Perché era una... Oggi si inizia ad allenarsi per tutta la settimana. Lo chef cosa consiglia? Tagliere della casa. Carbonara. Agnello scottadito. Dai. Senza dolce? Niente. Senza dolce, va bene. Bene. Eccola la Gianna. Sentiamo un po'. In un campo di girasoli inglesi, San Turner. Dai, non fate così. Dai, è solo il calcio. It's only football. Please, believe me. It's only football. No. È il calcio, cioè...
se la prendete così dopo, cioè, vi fa male. Don't stay abbattuti, dai ragazzi, riprendetevi, oh. È il calcio, solo il calcio, non succede niente. Niente, raga. Se la so proprio presa. Se è un campo di Londra, da Londra è tutto. E niente, sta pieno di bregni. Coccodrilli, se vi volete divertire andate a vedere questo video di questo ragazzo un po' bassetto, tarchiato. Fate swipe, sta su YouTube, raga, fa crepa, ma come, boh, come gli verranno pensate? È arrivata la bufera, è arrivato il temporale, per Faustino si mette male. Viva la rivoluzione! Bello di Roma! Guarda come ride, sta tutto spaparacchiato. Un po' controlla il sottopalla. Ma vedi che c'ha? Ma vedi un po' che cosa? Cicci là. E tu c'hai niente? Cicci. Tu manca bello. Silve, ma forse che c'ha dai piedi? È vero? C'ho le stimmate. C'ha le stimmate, Filiberto. Stimmate. Come che passa? Questo è l'unico teatro. Gratis, improvvisato e all'aperto. Perciò, anzi, aperto tutti i giorni, sempre, tutti i giorni, anche con sto bel pelo sui bracci, anche con questo bel peloso di scrocchella. E ti sei addormentata la partita? Sì, sì. Si è addormentato perché che ha fatto Bonucci? Quando ha segnato Bonucci, gli ha bussato dal televisore e ti ha segnato. Allora lui si è svegliato, Forza Italia! È vero? E dopo 3 secondi si è addormentato blu dalla poltrona, si è messo giù a posto, sempre mette la palla al centro e si è riaddormentato. Ne conosco un altro che ha dormito durante la partita. Dopo dal figlio gli ha detto che era una fa? Lei non è desiderato. Fallo urla, là, falla pure. No, sì, c'è uno che ne è desiderato, sei tu. Che è con casa mia. No, casa è la mia. Se quando la compri. L'ho comprata. Non credo. Perché tu sei incapace di intendere e volere. Ah, falla detto tu. Ah. Con sto bel capello alla cardinale. Basta che te fermi. Vuoi la canotta sta pieno? Vuoi venire a mangiare di qui? Vuoi mangiare di qui? Fai swipe, acquista una canottiera, una maglietta, qualsiasi cosa e avrai l'opportunità di mangiare qua. Domenica chiudo tutto. Vai a fare il vino. Te l'apro io. E ormai. Ma non è il cavale adesso, cavolo. Oh, vattene, levati di coglione. Ah. Cavolo dopo. Che fa il signor Fausto? I cazzo mio. Ma che mangia questi bei straccetti tutti ovati? Eh? O no? O no? Oh! È sempre l'ora di toccare il cincilla. Fammi toccare il cincilla. Ah, mia fa, sto stronzo. Fammi toccare. Aspetta, Dio, caro! Oh! Ah! Questa è la diversità. Emma! E va! Pazzesco, ragazzi. 63 anni che stanno insieme. Ancora si mettono fuori a chiacchierare, lui gli parla, lei gli risponde, pazzesco. E io fo fa. Oh, fammi te fa un pennello là, levate di coglione là. Oh, o da chi via? No, le minacce, le minacce no. Allora tu quando state qui e da sta fermo, tu sei un salame, ma onde qui salame? Proprio qui salame a spinta tu sei. Ma perché? Stronzo! Ma perché? Ma cammina, ma vedi che stai a fare qui? Voglio dormire qui! Ah! In che cazzo da fare? Coccodrilli, buonanotte. Prima di andare a dormire mi sono ricordato, cioè, non è che mi sono ricordato, lo so da sempre che mercoledì 20 è il compleanno di nonno Faustino. Ma siccome l'anno scorso vi siete un po' arrabbiati qualcuno di voi, non c'è
detto nulla, volevamo mandare qualcosa. A noi, ve lo dico, cioè nel senso, va bene anche una lettera con degli auguri, veramente ve lo dico col cuore, non c'è bisogno di strafare. Comunque so che per voi è importante come lo è per me e vi lascio l'indirizzo qua dove inviare un vostro pensierino, raga, veramente, veramente, veramente. Quindi ve lo lascio qua.